siamo con Roberto Bolle. La grande sorpresa di oggi della presentazione è la tua presenza alla cerimonia di inaugurazione. Sì, infatti è stata volutamente una sorpresa, perché si volevano dare le due eccellenze italiane, in questo caso la mia e quella di Giorgio Armani, che non era presente. Per me è un evento, devo dire, straordinario, questo della cerimonia olimpica, credo, perché sarà un evento unico nella mia vita, sicuramente un evento unico, credo, anche per l'Italia. Mi inorgoglisce il fatto di poter essere portabandiera all'estero della danza, e in questo caso in tutto il mondo, perché la cerimonia sarà vista da 2 miliardi di persone. Sarà, credo, un'esperienza straordinaria poter ballare in uno stadio con migliaia di persone dal vivo, in un ambiente così diverso dai teatri, quindi sicuramente una forte emozione. Beh, all'inizio non ci potevo credere, proprio perché è uno di quegli eventi che uno ha sempre guardato, ha sempre ammirato, però non avrei mai pensato di poterne farne parte. Quindi quando mi hanno detto che erano, cioè, interessati alla mia partecipazione, sono stato felicissimo, anche incredulo, e comunque questa felicità, devo dire, è costante, e credo che aumenterà fino al 10 di febbraio, che sarà il giorno finalmente della grande inaugurazione. Atto non sarà un'esibizione classica, quindi un'esibizione magari più conforme alla mia, proprio alla mia scuola, al mio linguaggio. Sarà un linguaggio diverso, un po' moderno, un po' contemporaneo, un misto tra il mio e quello di Enzo Cosimi, che è il coreografo per questo mio segmento, diciamo. L'importante comunque in questo caso credo che sia la danza, che come cerimonia come non lo è mai stata prima di ora.